Ciao! Ciao! Allora, siamo appena tornati dal centro commerciale, siamo andati al... Studiamola, Arezzo. A Reggio, di Caserta. Non c'è di Siamo appena tornati dai centri commerciali, siamo andati al centro commerciale Campania e poi stesso da lì siamo andati all'outlet La Reggia. Adesso vi faccio vedere invece in questo video, vi facciamo vedere, lui vi fa vedere i suoi di acquisti. i miei acquisti. Primo acquisto. Primo acquisto che è stato. Già c'è tasta. Oh! Maglia regime da ragazzo teenager moderno. Allora, Non questa maglia è così. Allora. stile, non, diciamo, ragazzino. È semplice, di cotone, Sì. diciamo semplice così. Questa è in saldo. Quindi, ragazzi, questo può essere utile se volete fare, se dovete fare qualche regalo oppure ai vostri fidanzati, così. Questa qui. Stava 7,99, era pagata 5,99, appunto c'era lo sconto del 25%. Questa è l'unica cosa che ho preso da Bershka. Sì, perché le altre cose poi erano troppo ragazzine, capito? Ragazzini birbandelli di oggi, diciamo. Poi, Raffaele, lì, Raffaele Loren. Dai, Raffaele Loren. questo però no, quella se l'hai presa alla Reggia, quella è l'unica cosa che ti serve a campagna. No. No, hai preso pure l'altra Ah, cosa. sì, ho preso, sì, l'altra cosa che dopo voi andiamo a far vedere, perché poi è una sorpresa. Tutta la gente in ascolto, questo è C'è un proprio. riccio scostumato qua dietro. Ne sono ricciuto. Alla Florian abbiamo acquistato questo capo. Ah, io ho Capo questo. estivo. Un colore, beh, c'è abbastanza Parlo io. cupo. Cupo. No, è carino, Non è tu estivo. dove lo pigliate la maglietta arancione. Arancione, ma No, arancione un fluo. Proprio una vaias. Poi è sceso a 29,99 e sta a 16,99 euro, appunto, ed è carinissima. Questa secondo me, ragazzi, appunto per un regalo. Secondo me è Che un se hanno regalo fatto un molto regalo che sei gradito. questa Eh ragazza. sì, perché se c'hanno il Ma fidanzato se dovete c'hanno il spendere fidanzato che se lo tanto, vado a comprare il un amico. fidanzato, tu mi fai il regalo a me? Perché non ti faccio regalo a te? Ma povero, capisci? Io vedi che ci prendo pure chi assa per farti regalo a te. Metti un attimo nel sacchetto. Non trovi più a fa compagnia. Non lo faccio. Ma per farti un costume, dici di quanto tempo sei Ma stato? perché devo scegliere la misura esatta del costume, capisci? Sull'esatto, vai, vai, prendi il costume, vedi? Purtroppo. Aiuto! Champions League. Armani Outlet. Allora, siamo tutti vicini ai costumi da Armani. Poi Tutti bene, ragazzi, tutti i tutti vicini ai ragazzi vicini costumi. ai costumi, quei ragazzi brillanti, frizzantini, diciamo, underground. E io ho scelto questo. Lo vedete? Celeste, lo vedete qua dentro? Tutto a posto, Celeste è Perché brillante. allora? Prima prendeva, sapete, tipo in giro, diceva tu. Quelli latte casateggiano che si mettono i costumi a mutandino bianco. È stato. Dai, Calvin Klein. Dai, un po' riarmai. Da tutti quelli là che vendevano comunque anche i costumi. Siete sempre vicini a quei costumi a mutanda bianca. Aspetta, ti dimmelo per prendere l'apperizoma. Tutto per i zona te lo prendo. Niente, poi stavo buttando per i costumi aderenti. Diciamo, Che si costumi. vede tutto. Ti piace questo parte? Stai diventando pervertiti, costumi Sì. aderenti, cose, No, si ma io vede sto tutto. passando comunque Ora lo stai facendo per sfregio, non all'altra è? cosa. Sto passando all'altro Faccio. effetto collaterale. Dai, metti in saccoccio. Comunque, appunto, questo costume qui ha deciso di fare, ha detto, vabbè, non è che fai vedere solo tu le cose, capito? Ma metto pure i costumi aderenti e faccio vedere le mie cose. Questo qui quanto stava? Boh. Questo qui costava tipo una cosa come 80. Poi c'era lo sconto outlet a 40 e poi c'era un altro sconto in pratica che tanto veniva 18, intorno alle 18 euro. Però è carinissimo, appunto, molto molto carino. Secondo me conviene più ad andare negli outlet con E i poi c'è il saldi. sacchetto per mettere tutti i trucchi dentro. Quando andiamo da fuori a mare ci Non mettiamo prendermi in il giro, mascara dai. dentro della Kiko.
No, non picchiamo più in giro sempre. Dici che. Ma a proposito, che ti metti tu qua dentro? Chissà, che dia, ci metterò l'esce. Ma no, capisci. Ma vabbè, ma ci pesce, le cose dell'esca qua dentro. Un ballo c'è la frecerina, tutto a posto. Guarda, questo è il tacco, questa è la punta. Tutto a posto. Siamo pronti. Da Superga siamo. Ma questa qua invece l'ha presa a campagna. Sì, a cos'è? Ah, scemo. Sì, al cicala. Il negozio della Superga. Sì, nel negozio della superiore. Oh, a zoccasse una parola in napoletano si guardate dice. Che elemento di scarpa. Cioè, questa è una scarpa proprio per i ragazzi, diciamo, alternativi di oggi. Ma con l'alternativo tu sei un vecchio! Diciamo sono un ragazzino, no? E cambiano con una scarpa del genere, diciamo, ma questo ragazzino da Nestini. Toc. Noi vi faccio vedere il lato un pochino più pratico. Queste sono le scarpe che abbiamo comprato. Se Superga gliele vuole regalare, siamo felici di... Sì. Te regalo. Ho un avviso a Superga. Superga, fratello caro. Ci siamo mandati un paio di scarpe, diciamo, in omaggio. In ogni mese dell'anno? Oh, un mese, azzo! Così poi c'è chiedere. Si chiedi bene. Comunque le scarpe sono queste qua, sono appunto carine. Da Superghino. A me piacciono. Viste così a me non piacevano tanto, però dal piede gli stavano proprio bene. Sì. Quindi anche con il bermuda. Si sembrano le scarpe fatte comunque con il paniere. Con i panieri, diciamo, di... per mettere tutte le uova dentro, tutto a posto, oppure i funghi quando andiamo in pineta e niente. I funghi stanno nelle pinete? I funghi? No, non ho pallabri. Ah, siamo pronti. Costume. Ah, chi l'ha creato questo costume puttanello che tieni? Vedi? Mi sta facendo morire la mesa. Questo è un altro costume di Celeste. È stile portico. Schmerzo. Stile... Ma non non so parlare più, presso a te. Sta girato al rovescio. Ok. Poi l'avevi preso da H&M l'anno scorso. H&M. E l'hai pagato di più da H&M che da Armani. Comunque, ce l'hai se stile sexy, questi costumi. Ce l'hai se sexissimo, questi costumi. Attenola. Oh, mi fa cadere la videocamera. Oddio, io non sono scemo. Comunque, sì, da Lindom c'è piata la questione con la barista. Come dire questo? Barista, cioè, io mentre scegliamo le cioccolatine, no, tutti questi un caffè, tutto. Diciamo, da Lindo, come se stava a Monte Carlo, 2 euro, vabbè. 2 euro ci manca. Poi, niente, vado, mi date il cucchiaino di cioccolata. Ah, io l'ho comprati! Vado tutto a posto, vado a girare, ma mangio il cucchiaino. Tutto a posto il cioccolato. Tutto a posto. Poi vado a bere il caffè. Mamma mia, il veleno. Veleno sarà la gara, ma che metate? No, ma quello poi si dovevi mettere, dato il cioccolatino, dovevi mettere il cioccolatino e fuori c'è, capisci? Allora vogliono, c'è metato veleno. Capisci dove voglio arrivare? C'è metato del veleno sarà la gara, tutto a pezzo, nulla, questa... Aspetta, io poi avevo preso i sacchetti, sapete che c'erano un sacco di quelle praline Lindt, su tutti i gusti, cioccolata bianca, cioccolata extra fondente, a questa cocca, perché ti hanno vestito a due armane. Mi riempio due buste così di quei quasi. Vado sulla bilancia, lui mi guarda e dice, ma che. Cioè lui mi guardava che stava prendendo, ha detto che le palline mettevo là dentro. Ho detto, vedi che qua ti fai male. Ho detto, mamma mia, per due cioccolatini, quanto potrò mai spendere? Ma mettiti 1,50 euro all'uno cioccolatini. Sa. Due buste piene di quei cosi. Stampo il bigliettino, quanto era? 40 euro? 40 euro di cioccolatini! Allora ho fatto una bella cosa, ho preso tutte le due buste e sono rimasta lì. Tutto a posto, stile Celeste. E no, ma non è per scostumatezza, ma tu tre... Cioè, in pratica tre palline di quelle lì, mi muovi la videocamera, la muovi vieni che balliamo. Ah, sì? Sì. In pratica tre palline, no, tre palle Lind, 3 euro! Cioè 3,700 grammi! Quasi che se vedevi un bambino, diciamo, povero fuori alla linda, diciamo, oh, dai un cioccolatino.
Ma c'è come una maglietta, ma non cioccolatino. E questo era tutto, erano tutti i suoi acquisti. Perché dai calci alla videocamera? Ma cazzo tu, sei soddisfatto degli acquisti che hai fatto? Insomma. Tu decidi mai, sei peggio di me. No, poteva andare meglio comunque, però tutto sommato. È meglio andare con le femmine. No, che ma fai comunque poca roba. Poca roba, poca roba. Non mi piaceva tanto sta roba. Si deve riandare. Ma veramente, amore, si deve riandare. Ma roba. Tu hai detto che si deve riandare. Si deve riandare. Non è stata colpa, mi sono stato proprio. Non è amore. E quindi noi vi salutiamo, mandiamo un bacione alle nostre amiche. Un bacione ai miei amici. Ci stanno pure. Noi siamo sportivi. Noi siamo sportivi. Sì, io non sono sportivo. Sì. Alla prossima. Ciao. Ciao.